Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Quest'anno ancora non avevo fatto il video di presentazione del mio orto, una cosa e l'altra non sono riuscito a farlo nei mesi buoni, giugno e luglio, dove la vegetazione era all'apice. Ormai siamo a fine agosto e un po' i segni del tempo ci sono. Comunque mi fa piacere portarvici. Tenete conto che l'ho abbandonato un po' nell'ultimo mese per motivi miei, quindi qualche erbaccia c'è, qualche infestante c'è, quindi io non sono capace di tenere gli orti puliti. Ammiro moltissimo chi lo fa, ma a me le erbacce crescono anche con la pacciamatura e non sempre riesco a toglierla. Vi volevo far vedere un attimino. Abbiamo qui il reparto fragole, avevo fatto un video e adesso dovrò trapiantarne altre, quelle che ho tirato su in vaso. Ho anche le insalate, che stanno un po' moribonde perché ci sono 35 gradi e non le ho coperte un po' con l'ombreggiante. Abbiamo le nostre file di pomodori, ormai sono pronti da raccogliere, questa sarà la quarta, quinta volta che li raccolgo. Le piante non sono venute altissime quest'anno, ma ho una miriade di frutti, proprio tanti. Ho messo varie qualità, ma soprattutto quelli tirati su dai semi miei dell'anno scorso, quindi pomodori neri, datterini, ciliegini. Un po' di Luana, quelli tirati su dai semi erano ibridi, però visto che quest'anno sono venuti lo stesso, eccoli qua. Sono di orto mio. Se vi capita di acquistarli, le piantine prendetele perché sono ottimi questi pomodori qui, sia da mangiare così come insalata che farci poi la conserva. Ho qualche cuore di bue, ho questi San Marzano, questi me li ha dati un amico. Non, io non li acquisto più da anni San Marzano, lui me li ha dati questi, però ho visto che sono venuti abbastanza bene. Malattie importanti, ho avuto un po' di peronospora all'inizio, l'ho bloccata con i tre prodotti del BioKey, dovrebbe uscire il video la settimana prossima, quello finale. Ho avuto un po' di botta nera o marciume apicale, qualcuno l'ho avuto, eccolo qua ad esempio, vedete? E beh, qualcuno c'è. Eccolo qui. E diciamo che sono piante più sensibili di altre, mentre alcune piante proprio non hanno tutti i frutti belli, altre hanno i frutti che hanno questa fisiopatia. E pazienza, questi poi li taglio a metà e la parte buona le do alle galline. Questo lo butto via. Basilico è andato in fiore volutamente perché volevo raccogliere i semi per l'anno prossimo. Qualche pianta è morta, ma è normale, insomma, il ciclo della vita. Qualcuno ha raggiunto e superato i 2 metri, ma sono poche quest'anno. Mi ricordo invece 3 anni fa che le avevo tutte molto più alte, erano anche altre qualità. Oh, qui abbiamo le zucchine. Se avete visto il video dove le ho riprese, dove le ho ripulite, concimate e messo l'ombreggiante, ecco, si sono riprese alla grande da quel video lì. Ora, se le vedete bianche, questa qui non è oidio, questa è la polverina di risulta della bentonite e del caolino. Vedete? Hanno ricominciato a fare i fiori, che era un po' che non ne vedevo, e ci sono dei frutti da raccogliere, qualcuno mi è sfuggito, eccolo qui. Abbiamo avuto un periodo dove le zucchine veramente non sapevamo dove metterle, poi tutto agosto non hanno prodotto più, adesso da quando gli ho fatto questo trattamento e da quando gli ho messo l'ombreggiante abbiamo ricominciato a raccoglierle di nuovo. Vi porto adesso nel reparto dove ho i peperoni e le melanzane. Nel frattempo qui avevo fatto altre canne per i pomodori in più che mi erano avanzati, ma li ho trattati malissimo, quindi praticamente nulla. Qui ho cominciato a fresare per fare l'orto invernale, lo vedremo nel prossimo video. Le piantine le ho già, quelle che non si sono mangiati i bruchi. Mais ormai è arrivato a fine vita, ecco qui toglierò tutto il mais, darò una pulita e riutilizzerò pacciamatura e manichette dell'acqua per seminare anche qui o per trapiantare le piante invernali. E quindi abbiamo circa 5x5, un 25, 20, 25 metri quadri qua di orto. Qui abbiamo tutti i peperoni e le melanzane. Peperoni bellissimi, quest'anno sono davvero belli, guardate, è ora di raccoglierlo, è fin troppo che è lì. Abbiamo friggitelli,
Anche questo, il bianco che vedete, sono i tre trattamenti che ho fatto: tannino di castagno, bentonite e caolino. Li protegge un po' dai raggi del sole e dalle malattie, dagli insetti. C'è il video se vi può interessare. Qualche peperone rotondo. Se no abbiamo i friggitelli. Lì abbiamo le melanzane che abbiamo raccolto in abbondanza quest'anno con mia gioia, e molte ancora sono da raccogliere. Vedete? Adesso queste poi vedrò i rami più vecchi, gli do una tagliata e loro poi rigetteranno. E se il tempo tiene, fino a ottobre poi avremo nuove melanzane. Guardate che bella questa. Qui ho ancora qualche zucchina e lì avevo i fagiolini che ormai sono arrivati a fine vita. Qua ho un'altra settantina di metri quadri già fresata per l'orto invernale. È fin troppo, onestamente, però vediamo. Quest'anno poi, se riesco a usare meno i teli, come mi consigliava una lettrice, magari uso qualcosa a base di paglia come pacciamatura. Vediamo quante balle ho e quante ne occorrono. Che qui le balle di paglia te le fanno pagare oro. Qui avevo ancora dei pomodori trattati malissimo, anche questi sono quelli avanzati, sono solo da raccogliere i frutti e basta. Gli ho dato pochissima acqua, li avrò innaffiati 4-5 volte durante tutta l'estate. Non hanno reso molto, ma perché li ho trattati un po' male. E poi da qui arriviamo a una parte del frutteto, l'oliveto, l'erba è da tagliare. Anzi, se ci sono volontari, ben vengano. Guardate che erba alta. Qui abbiamo il frutteto. Bene, abbiamo fatto un giro nel nostro podere. Ah, questa è una zona vuota. La tengo per far riposare la terra. L'anno prossimo utilizzerò questa parte per i pomodori, probabilmente. Faccio un po' di rotazioni. Qui sul retro avevo messo qualche melone, ma poi la vegetazione ha preso sopravvento. Devo venire col decespugliatore e dargli una pulita. Quindi, come vedete, con la pacciamatura ci si salva abbastanza, con i teli dico, però lì dove non ci sono i teli comunque è un disastro. L'erba avanza e non ci si può fare nulla. Bene, mi faceva piacere portarvi nel mio orto, nella mia campagna. Spero che questo video vi sia piaciuto. È stato un video veramente molto leggero, molto semplice. Mi faceva appunto piacere portarvi qui dove passo io la maggior parte del mio tempo. Adesso comincio a piegare la schiena e dare una pulita. Vi ringrazio per essere state con me anche oggi. Se vi è piaciuto il video, volete mettere un like, ve ne sono grato. Volete mandarmi qualche foto dei vostri orti? Mi farebbe molto piacere, almeno mi faccio un'idea anche di come lavorate voi. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.